diretta, sono le 8.37, è arrivato il momento di collegarci con Trani e diamo il benvenuto al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Buongiorno sindaco. Buongiorno, bentrovati. Allora, perché l'abbiamo invitata? Perché c'è questo progetto bellissimo che vede coinvolto proprio il comune di Trani, che vuole valorizzare una figura, un progetto dedicato a Giustina Rocca. Chi era Giustina Rocca e soprattutto qual è il vostro obiettivo? Ma sicuramente intanto dare ripristinare la verità dei fatti. Giustina Rocca è stato il primo avvocato donna nel mondo, non banalmente soltanto in Italia, e quindi un pochettino la serie TV di Netflix che ha riconosciuto nella Poet la prima avvocato donna in Italia, un po' ha dato quantomeno, messo in ombra invece una figura femminile come Giustina Rocca, che addirittura è stata il primo avvocato nel mondo, parliamo del 500, ci sono atti addirittura di un arbitrato dove una delle parti veniva appunto difesa da Giustina Rocca. Pensare che abbiamo voluto in questo senso ricostruire la verità dei fatti, non banalmente soltanto per Giustina Rocca, ma lasciatemelo dire, per un mondo, quello femminile, che evidentemente ha visto questa finalmente l'invasione della donna in quella che era all'epoca invece una prerogativa tutta maschile, non nel 1920 come testimonia Netflix, ma nel 500 con Giustina Rocca. Quindi ci piaceva evidenziare questo, un progetto nato dalle associazioni, da alcune associazioni tranesi che chiaramente il comune, io personalmente ho voluto immediatamente sostenere, patrocinare, con chiaramente una serie di progetti che ruotano intorno alla figura di Giustina Rocca. Tra l'altro, sindaco, poi valorizzare queste figure significa anche valorizzare il proprio territorio, cioè far comprendere anche l'importante, tra l'altro sappiamo, sede di un importante tribunale, Trani, insomma, significa anche valorizzare veramente il territorio tranese. Assolutamente sì, del resto le tradizioni giuridiche della città di Trani non le scopriamo oggi, quindi ci sta che nel 500 il primo avvocato donna fosse appunto una tranese, considerando che addirittura Trani era l'unica corte d'appello in Puglia, non era Bari, era Trani, e addirittura all'epoca, quando avevamo l'unica corte d'appello delle Puglie a Trani, era la terza corte d'appello per importanza in Italia, quindi è evidente che ci sono fortissime tradizioni giuridiche che in un certo qual modo vengono riscoperte, vengono anche difese con questi progetti, quindi oltre ad essere chiaramente valorizzate. Per questo abbiamo sposato questa iniziativa e la stiamo portando avanti. Sindaco, proprio al volo, le tappe proprio di questo progetto, le prime tappe di questo progetto? Una raccolta fondi, sono stato il primo sottoscrittore. Questa raccolta è importante perché non è la solita raccolta fondi, il crowdfunding classico, ma restituisce qualcosa a chi la sottoscrive con soli 20 euro, e cioè visita guidata, un libro sulla storia di Giustina Rocca e anche praticamente la possibilità di accedere ai musei per in un certo qual modo spiegare la storia di Giustina Rocca, ma evidentemente anche la storia di Trani. Quindi tutto questo ha anche evidentemente una finalità molto turistica, perché speriamo, crediamo, siamo convinti anche di attrarre sempre più turisti alla riscoperta anche della storia di Giustina Rocca. E tra l'altro noi siamo in chiusura, però a proposito di turismo, ma soprattutto a proposito di donne, io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori anche la mostra dedicata a Letizia Battaglia. Lo dico perché io ho una passione smisurata per questa donna, non sono ancora riuscita a venire a Trani a vederla. Beh, ma ce la farò, sindaco. Vale, devi venire, vale la pena, ce la farò. Mi fa piacere che l'abbia detto tu, non volevo troppo pubblicizzare la mia città, ma assolutamente sì, è una mostra bellissima in un palazzo Beltrani meraviglioso, vale assolutamente la pena di esserci. Assolutamente, io ci sarò e spero anche i nostri ascoltatori. Grazie al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, grazie mille sindaco. A voi.